Buonasera, ben ritrovati con Amico Fisco e con Lorenzo Stoppa della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, che oggi ci parla in particolare delle agevolazioni per chi vive in affitto. Ciao Lorenzo, grazie di essere qui con noi. Sì, grazie Micaela, buonasera ai telespettatori di Telechiara. Allora, la scorsa settimana abbiamo fatto una panoramica delle dichiarazioni fiscali, siamo in periodo di dichiarazioni fiscali, da questa settimana cominciamo a parlare delle principali detrazioni che possono essere utilizzate appunto tramite la dichiarazione fiscale. Cominciamo con le 5 detrazioni previste per chi vive in affitto, per chi stipula un contratto di locazione a canone libero, a canone convenzionato, per chi il lavoratore dipendente è costretto a trasferirsi per ragioni appunto di lavoro, per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che vanno a vivere da soli e infine per gli studenti universitari. Quindi cominciamo a parlare, diciamo, della regola generale per chi stipula contratti d'affitto a canone libero. Sì, allora la regola generale è che chi stipula un contratto di locazione per un immobile che poi adibisce a sua residenza principale, quindi sposta in quell'immobile la residenza e lo registra chiaramente presso un ufficio qualsiasi dell'Agenzia delle Entrate, ha diritto ad una detrazione di 300 euro se il suo reddito non supera i 15.500 euro circa, diciamo circa perché poi c'è uno pochi euro di differenza e su questa soglia sono minimali, comunque grosso modo la cifra è 15.500 euro. Se invece viaggia il suo reddito tra i 15.500 e i 31.000, la detrazione si riduce del 50%, cioè da 300 a 150 euro. E perché invece stipula contratti d'affitto a canone concertato, come si suol dire? Sì, allora si tratta di quei canoni in cui la pigione appunto viene stabilita non liberamente dalle parti ma da un accordo tra le associazioni di categoria degli inquilini e quella dei proprietari oppure sulla base di convenzioni nazionali per i comuni ad alta densità abitativa, ad esempio i capoluoghi, quindi anche Padova, solo per fare un esempio. Ebbene, chi stipula un contratto di questo tipo, è il classico 3 più 2 ad esempio, ha diritto ad una detrazione maggiore. E cioè se il suo reddito lordo dichiarato è fino ai 15.500 euro, la detrazione è di 495 euro. Se invece il reddito viaggia tra 15.500 e 31.000 euro, la detrazione si riduce della metà e cioè è di circa 247 euro. Attenzione, per spingere questo tipo di contratti, la legge prevede anche 3 agevolazioni per i proprietari. Il proprietario infatti pagherà l'IRPEF non sull'85% del canone ricevuto, ma sul 60%, pagherà l'imposta di registro con il 30% di sconto e avrà anche delle agevolazioni sull'aliquota ICI. Abbiamo parlato tempo fa dei lavoratori che sono costretti a lavorare fuori città e quindi in una città diversa dalla propria. Ci sono delle agevolazioni? Sì, per fortuna sì. Allora, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, purché dipendente, quindi non altre categorie di lavoratori, se per ragioni aziendali viene mandato e quindi trasferito in un'altra città rispetto alla sua dove risiede con la sua famiglia, se questa città dista almeno 100 km da quella appunto dove risiede e in una diversa regione, ha diritto per 3 anni consecutivi ad un'importante detrazione se stipula un contratto di affitto nella nuova città dove va a lavorare. E precisamente la detrazione è di 991 euro, ripeto 991 euro all'anno per 3 anni se il suo reddito non supera i 15.500 euro. Se li supera i 15.500 e fino ai 31.000 euro di reddito, la detrazione per 3 anni è di 495 euro l'anno. L'importante, e ripeto, è che la città dove ci si trasferisce per lavorare sia a 100 km di distanza da quella dove si vive e in una diversa regione. Quindi ad esempio se io mi trasferisco a Belluno e abito a Padova non ho diritto alla detrazione perché siamo sempre nella stessa regione. Se trasferisco a Brescia e da Padova sì, perché oltre ad essere 100 km da Padova è anche in una regione diversa. E per i cosiddetti invece bamboccioni, ragazzi, quindi tra i 20 e i 30 anni che vogliono andare in affitto fuori casa? Sì, appunto per i giovani ragazzi di età compresa fra i 20 e i 30 anni che decidono di lasciare la famiglia di origine e andare a vivere da soli stipulando un regolare contratto di affitto, quindi attenzione non utilizzando un'abitazione di proprietà dei familiari ma andando a vivere stipulando un contratto di affitto sul mercato di qualunque tipo, hanno diritto ad una detrazione importante anche qui per 3 anni e precisamente di 991 euro l'anno per 3 anni, anche se nel frattempo raggiungono il 30° anno di età, cioè se un ragazzo stipula il contratto a 29 anni ha diritto anche quando ne compie 30 o 31 di questa agevolazione.
Invece per gli studenti universitari, Padova diciamo che è una città importante da questo punto di vista. Sì, Michaela. Allora, da 3 anni questa parte c'è la possibilità per chi studia all'università, naturalmente in un'università che disti almeno 100 km dal comune dove risiede e una diversa provincia, e se prende un appartamento appunto in affitto, di detrarre le spese. In questo caso è una percentuale, il 19%, fino a un massimo di 2.633 euro, quindi di fatto 500 euro di sconto all'anno. Questo vale nell'ipotesi che in una famiglia ci sia un unico figlio che studia all'università, ma anche che siano più figli, cioè non è per figlio, ma è una sommatoria complessiva. Ovviamente se sono i genitori a sopportare la spesa saranno loro che si porteranno in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi questa detrazione, se invece è il figlio che anche lavora e quindi ha un reddito proprio sarà lui personalmente. L'università deve essere ubicata a 100 km dal comune di residenza e comunque in una diversa provincia. Attenzione, una risoluzione, quindi un documento di prassi, un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate ha ridotto la possibilità di utilizzo di questa detrazione a soltanto agli affitti entro l'ambito del territorio italiano, per cui lo studente che per esempio con progetti tipo Erasmus va a studiare in un altro paese dell'Unione Europea, a Barcellona piuttosto che a Londra, piuttosto che a Parigi, e lì si prende un appartamento in affitto per 6 mesi o un anno, non può detrarsi le spese. Perfetto Lorenzo, noi ti ringraziamo per la consueta chiarezza, ricordiamo la mail della trasmissione amicofisco@telechiara.it e diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre con Amico Fisco. Grazie dell'attenzione, arrivederci.